Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Per me oggi è venerdì, quindi siamo alla fine della settimana. Sono le 9:20, io ho lasciato da un attimo Mattias che ha preso la corriera perché sto andando a scuola in corriera, è davvero davvero contentissimo, quindi l'ho lasciato anche se oggi non sapevo se c'era o no la corriera perché era previsto sciopero, però in realtà c'era, quindi l'ho lasciato, è appena andato su, sarà appena arrivato a scuola. E io stamattina ho già arieggiato le camere, ho già fatto i letti mentre eravamo qua perché ci siamo svegliati presto, ci siamo svegliati alle 7 perché adesso lui è impaziente di prendere la corriera, la mattina si sveglia prestissimo, però mi accomoda a me perché almeno un po' di cose le ho già belle che fatte e dopo dovrei anche andare a fare la spesa anche se ho zero voglia perché qua c'è un tempo pessimo, stanotte ha fatto un temporale pazzesco con fortissima acqua e fortissimo vento. E quindi non ho proprio tantissima voglia di andare giù, però mi sa che mi tocca perché domenica verranno degli amici qua a pranzo e quindi mi sa che mi tocca andare. E in merito alla spesa, l'altro ieri, perché poi ieri non sono riuscita a girarvi nulla perché è stato il primo giorno che ero a casa stabile perché Mattia si è iniziato a fare l'orario normale, cioè dalle 8:20 quando passa la corriera alle 3:15, quindi mi sono sistemata per bene la casa, avevo anche una montagna di vestiti da stirare e poi ho fatto il video che voi state vedendo adesso e quindi non ho avuto tempo di girare nulla. Però stavo dicendo, sono andata dal dentista e mentre aspettavo sono andata un attimo da Aldi a prendere il pane e ho preso altre due cosine che adesso vi faccio vedere. Sono giusto due cose, però so che vi piacciono tanto, li svuota la spesa, quindi vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, c'era la settimana Bia e c'era la settimana bio e ho preso Natura Bio sciroppo d'acero da usare coi pancake perché adesso vorrei iniziare a farli a merenda a Mattia. Adesso lui magari li mangia con la cioccolata perché dubito che gli piaccia lo sciroppo d'acero, anche se non l'ha mai assaggiato, e io invece volevo mangiarli con lo sciroppo d'acero, quindi l'ho preso per questo. E dalla bottiglina anche molto comoda perché è in vetro. Sempre della settimana bio c'era questa tisana Beautiful Shine Lemongrass Rose Hip, preparato per tisana alle erbe, biologico con citronella e bacche di rosa canina, che volevo andarmi a fare adesso da assaggiare. Il brand è questo, Mr. Perkins, ed è biologica. L'ho presa perché c'era scritto Beautiful Shine, boh, mi ispirava, ce n'erano di diversi tipi, però boh, mi ispirava questa. Poi questo già assaggiato e super promosso è questo cioccolato gourmet, cioccolato al latte con le mandorle, c'è dentro la crema di mandorle, è veramente buonissimo, quindi se lo trovate vi consiglio di provarlo. Poi per Mattias gli ho preso i calzini, questi qua della linea Alive, il numero 27-30 perché lui porta 27-28 di scarpe, ha un paio piuttosto grande. E non so i vostri bimbi, ma lui fa fuori un sacco, ma un sacco di calzini, ce li ha tutti bucati, consumati, sarà anche perché a casa noi camminiamo scalzi. E poi era super carina questa felpina dei Minions, che è fatta così, 98-104, 3-4 anni, e quindi gli ho preso anche questa, perché comunque per l'inverno gli dovrebbero andare le cose dell'anno scorso, perché gliele sto iniziando a mettere e tipo i pantaloni gli vanno, perché adesso non ha più il pannolino, però qualcosina di nuovo ci serve, insomma, perché alcune cose ovviamente con la scuola mettendole si erano rovinate, e quindi questa era carina, l'ho vista e gliel'ho presa. Adesso io vado a farmi la tisana e vedo di trovare la motivazione per andare a fare la spesa perché non c'ho veramente voglia, devo farmi giù la lista e vedere cosa prendere, anche se penso che per lunedì a pranzo per i nostri amici che hanno anche loro un bimbo più piccolo di Mattias, sono praticamente il padrino e la madrina di battesimo di Mattias, e pensavo di fare la pizza perché noi spesso quando mangiavamo insieme prima della pandemia eccetera ci trovavamo spesso, o lei faceva la pizza, io facevo la pizza, insomma eravamo amici di pizza, diciamo, quindi boh, mi ispirava a fare la pizza come ai vecchi tempi.
però poi vedo. Comunque dopo devo andare a fare la spesa perché non abbiamo veramente nulla, è tantissimo che non vado a fare la spesa, però avendo tante verdure per l'orto, avendo comunque la carne in freezer, non necessitava, e quindi non sono andata per quello. Mi mancavano giusto le cose un po' più fresche, tipo gli yogurt e cose del genere, che però ho preso su in cooperativa giorno per giorno, quando insomma mi mancavano le cose. Nulla, vado a farmi la tisana e noi ci ragioniamo dopo. Ho tolto l'etichettina così, la vado a lavare, è fatta così, è davvero davvero molto ma molto carina. Non è ovviamente felpata, è di cotone garzato all'interno, vedo se riesco a farvelo vedere. Vedete, è di cotone garzato, quindi è super adatta per il periodo. Ed è il materiale 60% cotone e 40% poliestere. Nulla. Allora, rieccomi. Stamattina sono andata poi a fare la spesa, ci ho messo un po', stamattina me la sono presa proprio con calma, infatti ve lo dicevo anche su Instagram, che non avevo voglia, c'era brutto tempo, dopo adesso è uscito il sole e si muore dal caldo, c'è un'umidità pazzesca, e sono arrivata da poco, vi ho girato lo svuoto alla spesa, adesso sono 1:10, mi faccio qualcosina da pranzo, da mangiare, anche se ho ancora melanzane e zucchine, penso che mangerò quelle. E vi faccio vedere delle cosine che ho preso dai cinesi, che non vi ho fatto vedere ovviamente nello svuota la spesa. Allora, avevo finito il vicinet, quindi ho preso questo qua, Natural Power, perché come avete visto avevo preso quello di Coop, che però non è ecologico. Dai cinesi c'era questo e per provarlo ho deciso di prenderlo perché non l'ho mai provato. Mi sembra di averlo pagato 1,99 €. Sempre in tema bagno avevo finito anche i dischetti. Questi non li ho mai provati, della marca utilissima WC Gel Dischetti. Sono 6 dischi per 600 scarichi di freschezza al muschio bianco. Li proverò e poi vi farò sapere se sono validi. Poi ho preso, perché Mattias me le spacca tutte, le mollettine, queste qua, 1,50 €, ce ne sono 4 e sono nere. E poi erano davvero carini questi fermagli. Sono tipo dei ferretti con la perla, sono fatti così. Anche questi due, 1,50 €, erano carini, mi piacevano e quindi ho deciso di prenderli. E basta, dai cinesi non ho preso altro. La spesa ve l'ho fatta vedere nel video svuota la spesa, perché come sapete io vado a fare la spesa quando proprio siamo vuoti praticamente, quindi è tanta roba, viene un video enorme altrimenti. E era parecchio che non andavo a fare la spesa, come vi dicevo stamattina, perché abbiamo tirato avanti un sacco con le verdure dell'orto e tutto il resto, e poi comunque magari vado in macelleria a prendere la carne, quindi comunque in freezer ne avevamo, e quindi è per quello che non sono andata, perché d'estate con Jobby ho più tempo per girare, andare di qua, andare di là, il telefono, questo è Jobby. E cosa vi stavo dicendo? Mi sono persa. Sì, d'estate ho più tempo per girare eccetera, perché c'è anche Jobby che comunque dà un occhio a Jambi, e quindi magari andiamo in macelleria, andiamo in altri supermercati, e avevo più cose. Nulla, adesso vado a farmi da mangiare, poi mi rilasso un attimo sul divano e rispondo un pochino dei vostri commenti che ho visto che mi avete lasciato sotto il video che è uscito stamattina, perché io ci tengo un sacco a rispondervi e a volte sto lì di notte, tipo ieri sera sono stata la notte a rispondervi perché mi dispiace proprio non rispondervi, e quindi boh, sono fatta così.
E niente, vado a fare le cose perché altrimenti poi non arrivo, e come al solito, e niente, faccio tutto di corsa. A dopo. Allora, rieccomi, sono passate un bel po' di ore, Zambi e Jobby sono appena usciti, oddio c'è un'ape, mamma mia, aspettate che la caccio. E... aspettate, eh. Boh, ho accompagnato l'ape gentilmente all'uscita. E stavo dicendo, Job e Giambi stanno andando un attimo dalla nonna, sono andati a fare una passeggiatina col trattore. Giambi è sempre più contento di andare in corriera, oggi addirittura quando è arrivato dalla scuola lo hanno fatto scendere e si è messo a piangere perché voleva stare sulla corriera. Non so domani e dopodomani come gli spiegheremo che la corriera non passa e che non deve andare a scuola. Comunque niente, sono stata nell'orto, ho preso i pomodori, i cetrioli, un po' di prezzemolo, un po' di basilico. E adesso vado a preparare la cena, ho già tirato fuori l'orata che ho preso stamattina con la spesa da Eurospin. E adesso vado a farla, ovviamente la facciamo insieme. Vi faccio vedere prima il bottino dell'orto e poi andiamo a cucinare. Perché una di voi fa, ma non fai più vedere le ricettine? Certo che le faccio vedere, solo che in questo periodo ero sempre di fretta e ci arrangiavamo anche sul mangiare, devo essere sincera, quindi è per quello che non avete visto grosse ricette. Comunque basta chiacchierare, vi faccio vedere cosa ho trovato nell'orto. Bottino super ricco, ho trovato 4 cetrioli e un sacco di pomodori, sia ciliegino sia questi qua che si chiamano pachino se non erro, e poi anche quelle di bue, poi vabbè, ho preso un po' di basilico e il prezzemolo. Quindi questo è quello che ha prodotto il nostro orto, che devo dire, nonostante sia ormai settembre inoltrato, visto il caldo è abbastanza produttivo ancora. Qua ho tirato fuori l'orata che ho preso stamattina, adesso mi armo di guanti e grembiule, vado a togliere le lische, non le lische, scusate, come si chiamano, le squame, e è già eviscerata, quindi vado a farla poi in forno. La farò insieme ai pomodori e alle patate e nulla, la facciamo insieme. Allora, come prima cosa, come vi dicevo prima, vado ad aprirla e a togliere le squame qua sotto l'acqua. Voi dovete sapere che se c'è una cosa che odio fare è pulire il pesce, perché non lo compro mai quello fresco. Ogni tanto mi piace, infatti era da un sacco che non lo compravo, stamattina vedendolo ho avuto proprio voglia di prenderlo, insomma. Sto coltello non taglia una beata vita. Bene. Che poi in realtà la mamma di un bambino che va a scuola con Mattia, siccome l'altro giorno al parco stavamo parlando della cena eccetera, mi diceva che lei le squame non le toglie perché tanto poi la pelle viene via. Effettivamente, pensandoci, potrebbe essere una strategia. Poi come vi comportate col pesce? Fatemi sapere, che se si può evitare di toglierle io ne farei volentieri a meno, devo dire. Nulla, continuo a pulirlo. Comunque per pulirlo io vado semplicemente a passare il coltello, so che non è bella la scena, in questo modo, e vedete che le squame vengono via. Comunque non è una bella scena, lo pulisco e dopo lo andiamo a fare insieme. Allora, ho pulito l'orata, adesso vado a tamponarla con lo Scottex per asciugarla e la metto in un piatto. Eccola qua, adesso mi preparo tutte le cose che mi servono per riempirla e vado a metterla nella pirofila con poi le verdure per metterla in forno. Allora, mi sono preparata qua una pirofila rivestita di carta forno, vado a mettere un filo d'olio. E la metto da parte. Insieme all'orata ho messo qua, vado a prendere l'orata. Con la forbice vado ad aprire leggermente qua il buchetto, da qua, ok, e all'interno dell'orata vado a mettere un po' d'olio anche qua, un pochino di sale, io uso questo rosa,
poi inserisco una fettina di limone, se ce ne stanno magari anche due perché viene più saporita, vediamo se ce la faccio, sì. Poi il prezzemolo e mezzo spicchio di aglio e vado ad adagiare sulla pirofila. La stessa cosa faccio con l'altra orata. Adesso che ho messo qua le orate vado a metterci ancora un po' d'olio. Ok, altro sale. E vado a mettere anche un pochino di ariosto, questo qua per il pesce. Adesso vado ad accendermi il forno, così lo preriscaldo a 170 gradi ventilato e poi mi preparo le verdure da mettere all'interno. Allora, mi sono preparata qua due patate e i pomodorini. Le patate io le uso con la buccia perché sono le nostre, le ho lavate ben bene dalla terra, quindi vado ad usarle con la buccia. Mi raccomando, se non siete sicuri della provenienza delle patate, la buccia toglietela. Vado a tagliare a pezzettini i pomodori in due e invece a fettine sottili le patate e poi vado ad amalgamarle qua nella ciotola e poi vado a metterle con le spezie e l'olio e poi vado a metterle nell'orata, ma comunque lo facciamo insieme. You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. A questo punto vado ad aggiungere alle patate uno spicchio d'aglio tagliato a metà, l'olio. Il sale. Un po' di timo. E due rametti di rosmarino. E vado ad amalgamare il tutto. Fatto questo vado a disporle intorno all'orata. E vado a mettere un altro po' di sale. Adesso vado a coprire con la carta d'alluminio, la carta spagnola, e poi vado ad infornarlo. Allora, il pesce è infornato, adesso lo lascio stare circa una quarantina di minuti. E poi in base a com'è vedo se lasciarlo ancora togliendo la carta stagnola o se posso insomma toglierlo. E nulla, quindi la cena è pronta. Allora, visto che comunque ho sporcato la cucina e ho un po' di tempo e soprattutto ho un sacco di pomodori, aspettate che vi giro un po', volevo andarli a tagliare e fare il sugo col bimbi come ho fatto l'altra volta. Siccome vi avevo promesso che vi faccio vedere come faccio, vi faccio vedere come faccio. Vado a togliermi i guanti che adesso non mi servono più e poi procediamo. Vado a mescolare, come ho fatto l'altra volta, anche un cuore di bue, che vado a tagliare a pezzettini piccolissimi. Allora, nel frattempo ho tagliato tutti i pomodori
pomodori. È arrivato anche Giambi con Giobbi. Adesso, ecco. Eccolo qua, sì. C'è anche la cameretta. Sì, dopo la faccio. Mangiala. No, grazie amore, mangiala tu. La nonna ha tirato la caramella? Stavo dicendo, adesso vado a mettere all'interno dei bimbi un po' d'olio. Regolatevi voi ad occhio un giro comunque di olio. E vado a inserire anche uno spicchio d'aglio tagliato a metà, che ho tagliato qua. Lascio andare per un minuto e mezzo a 100 gradi velocità, mescolo. Allora, il bimbi ha suonato, vado a rimuovere l'aglio e inserisco i pomodori con delle foglioline di basilico. Metto anche un cucchiaino di sale fino. Una punta, ma proprio una punta di zucchero. E un misurino di acqua, per chi non ha il bimbi basta una tazzina. Adesso faccio andare il bimbi per 20 minuti alla temperatura baroma. Velocità sempre mescolo. Allora, il bimbi ha finito, adesso vado a frullare, prendo uno straccio per non scottarmi in tutto, a velocità 10, parto da una velocità bassa e poi vado ad aumentare. Adesso vado a controllare se il sugo è abbastanza compatto, lo metto nei vasetti e li faccio fare in sottovuoto, io l'ho già sterilizzati. Se invece lo vedo che è ancora un po' acquoso, vado a metterlo ancora a temperatura baroma e vado a tenere sollevato questo tappino. Quindi adesso controlliamo senza scottarci. Non so se riuscite a vedere, ma è abbastanza solido, quindi lo tengo così e vado a invasarlo. Allora, come avete visto, ho messo il sugo ancora bollente nei vasetti, li ho tappati, li ho girati e li ho coperti con un canovaccio. Li lascio intepidire così a testa in giù e fanno in automatico il sottovuoto senza bisogno di doverli cuocere. L'orata sta ancora cuocendo perché le patate e i pomodorini sono ancora crudi. Ogni volta che metto la carta stagnola le robe non mi si cuociono, non so se è il mio forno o cosa. E anche l'orata è parecchio indietro. Quindi adesso ho alzato il forno a 200 gradi e ho tolto la carta stagnola e la lascio andare un pochino così fin quando non si cuoce tutto. Per Giambi ho già fatto la minestrina, perché comunque lui il pesce così non lo mangia. Niente, io adesso aspetto che sia pronto il pesce e poi andiamo a mangiare, anche perché ho una fame pazzesca. Così poi mi sistemo qua e stasera mi guardo il Grande Fratello in pace. Nulla, noi ci riaggiorniamo dopo, anche perché ho la batteria scarica. Allora, ho sfornato l'orata con le patate e i pomodorini, adesso noi andiamo a mangiare e l'ho tenuta un'altra ventina di minuti senza la carta stagnola. Il risultato è questo, mi viene un unico dubbio, che non sia perché utilizzo il forno ventilato, che la carta stagnola non mi cuoce le cose, comunque non la uso più. Il problema è risolto. Niente, andiamo a mangiare, quindi noi vi auguriamo buon appetito. Allora, situazione attuale, sono le 9:10, Giambi è appena andato a dormire, ho alzato tutto, non so perché queste luci fanno tutte queste ondine, e ho fatto partire il robottino, così lui aspira il pavimento e io mi metto qua sul divano, così rispondo a un po' di vostri commenti anche un po' su Instagram, spero voi mi sentiate.
Niente, vi stavo dicendo, ho fatto partire il robottino così lui aspira il pavimento, io mi metto un po' sul divano così vi rispondo un po' di commenti su YouTube, anche ho visto che alcuni mi hanno scritto su Instagram. E Giambi è appena andato a dormire, io mi sono già lavata in pigiamata e tra l'altro questo pigiama, che adesso non so come farvi vedere, comunque questo qua fatto così, con i pantaloni così, anche se è un po' vecchiotto, un po' rovinato, io non lo butto perché per me ha un valore affettivo altissimo, nel senso che questo pigiama qua lo indossavo la notte in cui mi si sono rotte le acque e il giorno dopo, ovviamente è nato il giorno dopo, il giorno stesso, perché era la notte tipo alle 4 così, poi Mattia si è nato la sera alle 11:15, mi si sono rotte le acque ed ero incinta di Mattias, quindi prima del parto, quindi per me questo pigiama ha un valore affettivo inestimabile. Nulla, io adesso penso che questo video sia già abbastanza lungo, quindi lo chiudo qua. Come sempre vi ringrazio per tutto l'affetto che mi dimostrate, vi ringrazio per tutti i consigli che mi date quando vi chiedo qualcosa e vi mando un bacione immenso. E a chi è nuovo ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Ciao!